Signori, bentornati cari nel canale dello zio Marut con una nuova settimana, ragazzi, in compagnia di Arston. Raga, oggi sono tornato a lavorare sul mio vecchio amore, un mazzo che mi mancava troppo dai tempi di Jaina Decay. È stato uno dei mazzi che mi ha fatto avvicinare tantissimo al Mage, perché da sempre è stato uno delle classi che più ho odiato. Il tempo Mage non mi è mai piaciuto, non mi sono mai piaciuti gli archetipi sparo faccia e vinco la partita, queste tipologie qui di Burst. E invece archetipi come Control Mage, Freeze Mage rispecchiano di più la mia tipologia di archetipi, diciamo, con cui mi trovo di più. È il Control Mage ai tempi di Jaina Decay, è un mazzo che ho adorato tantissimo, ho sperato tantissimo che con la rotation non morisse completamente, e diciamo che adesso ad oggi siamo arrivati ad una versione di Control Mage, ragazzi, che mi sta piacendo. È abbastanza solida nonostante nel meta in cui i control non sono così forti, perché ci sono i mazzi dall'hypervalue, ci sono i mazzi dalle power play, e quindi anche noi adesso usufruiremo delle nostre power play, tutto rigorosamente in monocopia. Perché, ragazzi? Perché Zephyrus è troppo forte. Cioè, Zephyrus attualmente, per un control, probabilmente un control che non sia Control War, che è l'unico mazzo che in doppia copia riesce a reggere abbastanza il meta, per qualsiasi altro control io penso che Zephyrus sia una carta troppo importante. Cioè, per una rimozione di qualsiasi genere, una carta che comunque vi può far fare delle play veramente incredibili, è fondamentale, e soprattutto perché il signor Reno è forse una delle carte control più forti proprio. Cioè, è il minion control più forte probabilmente in rapporto costo di mana ed effetto. Pensiamo quanto è forte il Dinomatic, ragazzi: 5 mana fa 5 danni ai minion non mech, questo fa 10 danni solo nella board nemica. Di cosa stiamo parlando? Quindi sono due valide scelte per giocare in monocopia. Ma anche perché il mago, ragazzi, ha delle carte molto forti nel meta attuale. Andiamo a vedere velocemente la lista. Quindi ci saranno carte tipicamente control removal, ci saranno frizzini, e ci saranno anche però delle power play che ci permetteranno di vincere in quei matchup dove noi invece di controllare vogliamo aggredire. E sto parlando di carte come Khadgar, carte come Conjurer, che fatto sul target giusto può essere veramente la nostra winning play. Carte come il Gigante di Montagna, carte come Kairos e Siamat, che comunque ci permettono, sia volendo situazionalmente, di difenderci. Immaginiamo di fare una Conjurer sul Gigante e di spawnare quindi 7-8 Taunt, o di essere aggressivi, perché Siamat potrebbe prendere Taunt, potrebbe prendere Assalto, ma potrebbe prendere anche Furia del Vento e Scudo Divino. Kalegos idem, potrebbe prendere delle spell difensive, ma potrebbe tranquillamente prendere delle spell offensive come Fireball, come Pirosfera, e giocarla a zero. Ovviamente quindi giochiamo Colonna, Tormenta, Sylvanas, ragazzi. Allora, Sylvanas mi voglio soffermare un secondo, perché innanzitutto vi balzerà all'occhio la mia decisione di non giocare Enzoat, perché l'ho reputo troppo lento nell'ottica del nostro control. Cioè, voglio fare un control un po' più dinamico, cioè che non deve per forza finire di pescare l'intero deck. Voglio fare un control che comunque controlla con delle giocate tempo, come Reno ad esempio. Sylvanas è fortissimo in quest'ottica, ragazzi. Perché? Perché io la vedo molto una carta control, più che anti-control. Perché? Specialmente in questo mazzo, che con chiamata dell'evocatore, ragazzi, è una play fortissima. Mi è capitato anche in alcune partite di fare play del tipo con Sylvanas in campo, fare Zephyrus, prendere Shadowflame, fare Shadowflame su Sylvanas, magari risolvere tutti i minion da 5 e prendermi magari il pezzo grosso, che magari era una 8-8 o una 9-9. Questa carta con Conjurer è veramente veramente forte, quindi sempre in ottica control. Difensore di Gartut, ragazzi, sta carta non è forte perché Cenzot era forte anche prima. È un taunt con Reborn che cura 3 alla morte, generico. Cioè, questa è la carta che ha permesso che classi come Rogue, classi come di qualsiasi genere, possano giocare la versione più lenta e più greedy. Fortissimo. Ovviamente Ziglax, ondata di fuoco, ragazzi. Secondo me questa è una carta fortissima in questo meta. Perché? Perché contro Shaman e contro i token di questi Shaman possono darci veramente delle soluzioni interessanti. Oltre ad essere comunque una OE da 2, che di base ha un control non fa schifo, può darci delle risorse extra.
Fin qua la sabbia ci va a pescare o Zeris o Siamat o il gigante, quindi è un ottimo card draw ed è comunque un body costo 4, presenza d'ossa. Penso che sia uno dei taunt migliori a mana 4, quindi in ottica difensiva. Ed è anche un buon target, ad esempio, per la Conjurer. Mettiamo il caso che ci hanno tradato la 2-5, ci respawnano a 2-1 taunt, che ci possiamo fare ben poco, e magari ci facciamo una Conjurer sopra. Metamorfosi è uno dei motivi per cui secondo me Control Mage ha senso in questo meta, perché in un meta dove c'è Combo Priest, un meta dove ci sono i Mazzi in Zot, Metamorfosi è una carta veramente forte. Fabbro di Chiave Arcane è un'ottima carta da control. Drago del Crepuscolo, anch'essa è una carta ottima per un control. Solita meta, avremo diverse carte in mano, perché al massimo, specialmente nei primi turni, giocheremo una carta per turno, quindi anche di turno 4 fare un Twi'lek 4-7, 4-6 ci permette di contestare board. È un ottimo drop per i control. Chiamata dell'Evocatore, nonostante il nerf, rimane una carta fortissima. Tecnocontrollare, ragazzi, secondo me è una carta chiave. Questo purtroppo è una carta sbagliata da sempre, ma è una carta chiave. È una carta chiave soprattutto per counterare Shaman o magari il nostro avversario che ci fa l'Evo Evolve, ci può permettere di contestare l'early game. Veramente una buona carta. Tagliotto, tagliotto senza che ve lo spiego. Ci abbiamo anche Zilliax, quindi minion per contestare il board, e di base può anche essere magnetizzato o magnetizzare a sua volta Zilliax. Scudo da stelle e luna è un buon drop che ci permette di pescare. Arriviamo quindi al reparto peschini. Oggi sono partito al contrario, cioè sono partito dalla curva bassa dalla curva alta per andare alla curva bassa. Intelletto arcano, imbrogliona vulpera, sapete che l'adoro. Poi in un mazzo monocopia, magari volete la seconda Flamestrike, magari volete la seconda Blizzard, e può darvi o magari la seconda Polymorph. Sono convinto che le nuove carte, ragazzi, poi ne parleremo più là, però per esempio mi viene in mente Malygos nuovo. Malygos nuovo in questo mazzo che ho fatto ci sarebbe veramente bene. Sarebbe una gran carta. Esplosione gelida, ragazzi, che in combo lo farete quasi sempre con Vade. Difesa delle fiamme, quindi segreto AoE. Ricordatevi sempre che difesa delle fiamme si attiva dopo che ha subito danno. Quindi occhio a come ve la settate. Bambola Voodoo, fortissima per un Control Mage. Vi basta pingarla, con 5 mana rimuovete qualsiasi cosa, anche un minion imbersagliabile. E trucco di magia, dardo e raggio di gelo sono delle ottime spell a 1 che ci permettono delle play interessanti. Oggi volevo rianalizzarvi un po' il mazzo perché sono tornato a creare. E niente, questo mazzo era entrato in top 400, quindi mazzo che ne sa, mazzo che ne sa. Fatto legend, ragazzi, con questo shaman, perché non avevo voglia di stare a sclerare. Ovviamente con la mia lista di questi shaman, quindi la versione, diciamo, control di questo shaman. Mazzo che reputo ancora tier 1 assoluto, quindi se avete bisogno di fare legend, ragazzi, shaman è sempre della vostra. Questo potrebbe essere un problema. Nel momento in cui lui è uno Shirvalla, lo Shirvalla è uno dei nostri peggiori matchup. Io qua toglierei tutto. Bambola potrebbe avere senso. Io spero che non sia uno Shirvalla, ma ce ne sono sempre di più, ragazzi. Perché adesso, col fatto che Kotta e Orisa possono fare 50 danni in un turno, non hanno bisogno di 2 turni per fare i 50 danni, riescono a battere anche mazzi come Control Warrior. E quindi ne stiamo vedendo sempre di più. Potrebbe essere un monocopia. Io ci credo poco. Cercherei la curva, la mini curva, cioè Zephyrus, magari Zephyrus into Wildgrowth, per cercare di rampare. Giocare aggressivi con questo mazzo è difficile, ragazzi. Cerchiamo quasi sempre la Conjurer. Lui partirà di Spella 1. No, custode dei segreti. Oh, va bene. Lo accetto. Potrebbe essere sia un Secret che un monocopia, perché giocano entrambi. Vediamo un po', sono curioso. Sicuramente noi abbiamo la play del Vade che è fortissimo. Il prossimo turno lui parte incazzatissimo, trova anche segreto. Tanto non ce ne accorgeremo se è una monocopia o meno, perché tanto giocano sempre in curva, quindi non gliene importa assolutamente nulla. Io qua andrei sicuramente di Vade, perché è di difficile risoluzione con mana 3. Penso che se a meno che non faccia Zephyrus,
Non penso che lo possa risolvere. Il silence non lo può fare. La spada fa 3 danni. 3, 4, ok, infatti. Ha cercato di massimizzare i danni. In questo momento, ragazzi, le cure non ci mancano, però stavo valutando di trovare uno slot per Alexstrasza. Attualmente, diciamo, è l'unico slot che ancora mi lascia un pochino in dubbio, però non riesco a trovare uno slot. Qua io pingerei semplicemente per vedere se è una redemption. Non è una redemption, ok. Potrebbe essere sia il segreto che dà più 2 salute, potrebbe essere il segreto che dà più 3 più 2 quando muore un minion all'altro. Questo su Hero Power non è un grandissimo turno. Ci penso io. Ok, dalle carte che sta giocando penso che lui sia un monocopia. Penso che lui sia un monocopia. Noi top deckiamo una buona carta. Speriamo di trovare Zephyrus. Sì, Amat non ci fa schifo. Sì, Amat non ci fa schifo. Vorrei testare quei segreti. Più che altro per capire se è il segreto che aumenta la salute. Piuttosto che il segreto. Ok, lui si è incazzato tutto di botto. Adesso, per esempio, sarebbe fortissima la nostra ondata di fuoco. Il problema qual è, ragazzi? Che se è il segreto. Se è il segreto, io farei così. Vediamo un po' se è una sorta. Non è redemption, quindi è sicuramente il segreto che dà salute. Potrei fare qualcosa come ping e frostbolt qui. Prenderebbero più 2 salute, solamente loro due. Probabilmente è il segreto È il segreto che fa pescare, perché ritorsione si sarebbe attivato. Sicuramente è quello, quindi devo stare attento a non giocare le tre spell. Devo stare attento a non giocare queste tre carte in un turno per farlo pescare due, perché comunque lui è rimasto non con tantissime carte in mano. Ovviamente, turno 6. Non può mai non essere lui. Cioè, proprio è matematico. Anche se loro sono di monocopia, non gliene importa niente. Non gliene importa assolutamente nulla. Io proccherei più segreti possibili attaccando qua. Il problema qual è? Potrei fare coin Sinamat. Io però farei una giocata di questo tipo prima. Questo sarà sicuramente quello che dà lo scudo e quello che mette la 2-1. Io vorrei proccare la ritorsione. Ok, madre di difesa va bene. Noi ammazziamo il 2-1, l'1-3 invece si mantiene lo scudo. Dovrebbe anche uscire la redemption. Ok, la ritorsione va su di lui, ovviamente. E la redemption. Ok. Potrei semplicemente fare Blizzard e settarmi un Siamat per dopo. Sul 9-8 è grosso. Ormai sappiamo che lui in mano c'ha la spell. C'ha il che lui settato al segreto che gli fa pescare due. Ci avviciniamo al turno di Tyrion, quindi Polymorph. In questo momento non mi sarebbe dispiaciuta. I segreti dovrebbero finire qua, però, no? I segreti dovrebbero finire. Abbiamo ancora un po' di frizzini, diciamo, per stallare. Abbiamo Kartut che comunque potrebbe dargli fastidio, anche se Zephyrus. Difficile giocare intorno a Zephyrus, ragazzi. Questa è un'altra motivazione per cui giocare contro non è facile. E questo Siamat non ci piace per niente. Questo Siamat non ci piace per nulla. Assalto, scudo divino. Ok. Questo è fastidioso, ragazzi. Questo è fastidioso. Potrei fare Kartut e frizzare il 9-6 aspettando una Flame Strike. Problema è Tyrion. Se ci fa Tyrion è problematico. Potrei
Potrei fare Siamat, togliere due pezzi, però io non voglio farlo pescare, questo è il problema. Il problema è che io non voglio farlo pescare due, è rimasto con non tantissime carte in mano, quindi io penso di fare Gartut, penso di frizzare lui. Vediamo se riesco a trovare. Se riesco a trovare una Flamestrike, ci avviciniamo comunque al turno di Kalecos che potrebbe darci qualcosa di interessante. In realtà abbiamo anche Zephyrus e Reno che sono molto molto forti. Potrei quindi lui va sotto la Flamestrike. In realtà andrebbe anche sotto la spell a 5, potrei fare spell a 5, fare due danni a tutti, pingare la 6-3 e continuare a frizzare il 9-6 per non prendermi tutti quei danni. Il problema è Tyrion. Tyrion o Ragnaros adesso sarebbero di difficilissima gestione. Ok. Prendo abbastanza all-in, quindi anche il signor Zerris non mi dispiacerebbe affatto trovarlo, mi dispiacerebbe proprio per niente. Reno. Reno è una bella carta. Reno è una bella carta. Potrei fare Reno. Allora, forse mi conviene prima fare ondata, quindi settarmi Reno per dopo. Quindi fare ondata e frizzare la 9-6. 5, 6, 7. Però io non voglio farlo pescare, sempre per il solito discorso. Reno potrebbe essere rischioso. Cioè, se non ammazzo la 6-3, sono tanti danni. Questo non è un turno facile. Siamat non risolve granché. Oppure potrei prendermi quei 9 danni. 5, 6, 7, no, ho fatto ok, era il turno che avevo in mente prima. Mi tengo la spell per non millarmi, quindi faccio una cosa di questo tipo, prendo 2, tingo qua e frizzo. Avevo pensato alla cosa giusta prima, non so perché poi ho avuto dei dubbi. Non, cioè sta ancora, non sta ancora sul terreno perché sta leggermente fuori, però ci sono buone probabilità che il Ren ammazzi il 9-4 più che il 3-7. Ok, mi piacerebbe tanto. Altrimenti si c'è dato Polymorph. Ci ha dato Polymorph e Polymorph non mi dispiace. Tecno. Tecno ci potrebbe risolvere tantissimo il problema di Reno, perché potrei fare Tecno, prendere skillatamente il 3-7 e andare a fare Reno e pulire tutta la precisione. Sarebbe veramente la giocata degli dèi. Ma non dispiace, ragazzi. In alternativa potrei fare Polymorph. Il problema è che se per solito, cioè non c'ha una carta in mano, non voglio farlo pescare. Io me la giocherei così. Skill. Oh! Che giocatore Marut, ragazzi. Che giocatore. Che giocatore. E qui arriverà l'escozzi da partigiana. Mi dispiace. Seriamente mi dispiace per questa giocata che ho fatto, però quando lo chiamate non è culo, ragazzi, sappiate, questa è una regola non scritta che tutti i giocatori attempati di Hearthstone sanno, che quando vi chiamate la giocata non è culo, non è assolutamente culo. E adesso, amico mio, puoi fare sconsiglio. In realtà sarei stato curioso di non prendere il 3-7 e vedere poi come sarebbe voluta la partita. Qua a sto punto è finita. Qua 3-3-7, abbiamo anche 10 danni in board. Penso di fare Ping Siamat. Ping qua. Diamo tutto faccia. Non capisco perché li sto continuando a giocare. Forse a Zephyrus, ma tanto, cioè, parliamoci chiaro, raga. Cioè, anche se fa Zephyrus per rimuovermi la board. Anche se fa Zephyrus per rimuovermi la board. C'è una carta in mano. So perché lui continua a giocare, però. Arriva il signor Tyrion che si beccherà questa bellissima e skillatissima ex discoverata. E invece no, e invece no, perché per coronare una partita completamente skill based, ho anche top deckato la Polymorph. Questo tizio, se adesso gli gioco la Polymorph top deckata, questo tizio secondo me
mi aggiunge. Aspettiamo la richiesta d'amicizia tra 3, 2, 1 per gli insulti. Purtroppo, raga, c'è la componente RNG fa parte di questo gioco. È inutile che ci giriamo intorno. Saper sfruttare l'RNG a proprio favore, giocare contro le possibilità di RNG fa anche parte della skill di Arson attuale. È una delle poche cose che possiamo fare attualmente, ragazzi. Aspettando che queste carte wild escano dal meta. Ragazzi, io spero che il mazzo vi sia piaciuto. Oggi ho fatto. Cioè, sto un po' più tempo sul deck perché penso che ne vale la pena. È veramente un control mage che per gli amanti di control gli dà soddisfazione. Poi, raga, parliamoci chiaro: giocare Reno per un amante di control è troppo bello. Cioè, Reno è proprio del senso dell'onnipotenza, della pulizia. Effettivamente dovrei farlo dorato. Dovrei craftarlo dorato, ma sono finito quasi completamente. No, ho finito la tasta. E Zephyrus anche. Zephyrus purtroppo, raga, è una carta imprescindibile da questo meta. È diventato come Zilla. Una volta era Zilla, la carta must have. Oggi io vi direi che è Zephyrus, assolutamente. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Se così fosse, lasciate un like. Iscrivetevi al canale dello zio. Siamo quasi arrivati a 1000 iscritti, ragazzi. Quindi affiliazione incoming per lo zio e festeggerò questo traguardo con voi con un video speciale. Aspettiamo solamente di arrivare ai 1000 iscritti, ragazzi. Ci si becca mercoledì con Sottolanette e vi ricordo sempre, ragazzi, che il martedì e giovedì per chi volesse appassionarsi, volesse conoscere il gioco, porto anche Gwent, che è un card game bellissimo che merita veramente veramente tanto di essere conosciuto. Ragazzi, ci becchiamo con il prossimo video dello zio.